Huawei e Uber si fanno l'auto a modo loro, elettrica e connessa ovviamente, gli ennesimi outsider a mettere piede in un mondo in piena rivoluzione. Ma prima, sigla! Sembrava che nessuno potesse intaccare il dominio delle aziende automotive. Poi un giorno è arrivata Tesla e gli equilibri si sono rotti, aprendo il mercato anche a chi nel quotidiano fa altro. Sono tante le aziende tecnologiche al lavoro. Sony ha già mostrato il prototipo Vision S e c'è grande attesa anche per la Apple Car, il cui sviluppo va avanti tra continui stop and go. Chi procede invece senza esitazioni è la Cina. E ora tocca al gigante dell'economia di consumo, cinese appunto Huawei, noto per i telefonini, mostrare la sua prima auto. Si chiama Aito M5. Aito è la marca che Huawei ha creato con un partner del settore auto, Chongqing Zhoukou, già nota per il marchio Seres, a breve in arrivo anche in Italia. Ma nella M5 c'è tutto il know-how di Huawei e la vendita avverrà nella capillare rete di vendita dei telefonini, tablet eccetera eccetera del colosso cinese. La M5 è un SUV di taglia medio-grande ed è la prima auto dotata del sistema operativo Harmony OS di Huawei. La prima versione non sarà un'elettrica pura, ma una range extender. La batteria da 40 kWh garantisce un'autonomia di circa 150 km. Ma il motore elettrico è affiancato da un 1500 4 cilindri a benzina da 125 cavalli, che lo ricarica senza azionare le ruote. Il prezzo per la Cina equivale a 34.650 euro. L'altro grande nome che ha deciso di provare a fare il salto è Uber, il re del noleggio con autista via app. Anche qui grazie a una partnership, in questo caso con il costruttore inglese Rival. Il prototipo si chiama Alpha, offre un grande comfort oltre a garantire maggiore spazio ai passeggeri, a partire dalla possibilità per esempio di stendere le gambe. Un modello che sarà venduto solo su commissione, sulla falsariga di quanto accade con il van realizzato da Rivian per Amazon e pensato principalmente per chi fa l'autista su una vettura a noleggio.